Amici di YouTube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buon sabato 22 luglio, edizione giornaliera. Allora ragazzi, buon sabato a tutti, un weekend, buon weekend innanzitutto. Iniziamo con la prestazione dei ragazzi di ieri contro la Pergolettese alle 6, partita trasmessa sul sito dell'Inter. Io non vi ho dato l'avviso ieri, nel video di ieri, però era un video anche un po' strano perché ero in giro, quindi non è che mi sono ricordato tutto, un po' di cose le ho lasciate. Comunque, Inter Pergolettese 10-0, un Inter a due facce, come sempre, nel primo tempo un Inter sceso in campo con Stankovic, non so se me la ricordo tutta, Bissek, De Vrij e Bastoni. Quinto di destra Dumfries, quinto di sinistra Gosens, centrocampista, non sto leggendo nessuna parte perché ho il telefono qua ma non sto, prima che poi magari mi dicono. Tre centrocampisti erano Sensi, che poi è uscito verso il 20° per Fabian perché aveva già giocato tutta la partita contro il Lugano, Sensi, quindi il cambio era d'obbligo, quindi nessun infortunio, non preoccupiamoci. Sensi, Fabian poi subentrato, Barella e Çalhanoğlu. E davanti Thuram e Correa. Un primo tempo che si chiude sul 4-0, devo essere sincero, ho visto molto bene Thuram nello stretto, a tanti non è piaciuto, tanti hanno iniziato a dire ama di qua, ama di su, hanno già iniziato a borbottare i miei tristoni di sta grandissima capocchia, purtroppo c'è da dirlo, insomma hanno rotto già le palle, insomma, per un giocatore che poi ha fatto neanche, cosa ha fatto, mezz'ora contro una squadra di Serie C, cioè voglio dire, quindi i tristoni sono sempre i numeri uno, sono sempre i numeri uno che devono sempre tirarla all'angoscia, veramente, alla tristezza, mamma mia, non se ne può più. Poi, quindi, si apre la partita con un grandissimo, anzi, con un bel gol di Correa, ma bella è anche l'azione, da un colpo di tacco di Bastoni, per un colpo di testa di Correa che entra in rete, forse anche su una piccola spinta sul difensore, comunque gol di Correa. Mi sono piaciuti tantissimo anche Dumfries, anche Bissek soprattutto. Bissek ormai è un esterno aggiunto perché è un terzo di difesa, però veramente ha veramente gamba il ragazzo, ha gamba, poi fisicamente anche è veramente un armadio, perché già solo vederlo, io la partita l'ho vista dal telefono, già solo vedere Bissek di fianco a Barella mi sembrava di vedere cioè, mi sembrava di vedere Lukaku e Lautaro, mi sembrava di vedere, quindi insomma, devo essere sincero, Bissek mi ha veramente colpito. Vabbè, io poi, beh, molto bene anche Çal, anche Barella sicuramente, benissimo Gosens, l'ho visto bene, insomma. I ragazzi del primo tempo, insomma, mi hanno fatto, poi nello stretto Thuram secondo me si è comportato bene. Poi c'è da dire che era la Pergolettese, quindi la difesa è quella che è normale, che comunque non è che fai 10 gol contro qualsiasi squadra che incontri. Con la Pergolettese evidentemente sì, quindi bisogna anche, no, dare merito, dare comunque il giusto valore alla Pergolettese, però intanto era il primo test, quindi era quasi un allenamento congiunto, perché però c'era anche l'arbitro, quindi era un amichevole ufficiale. Però, tutto sommato, i ragazzi hanno fatto una buona partita, assolutamente una grandissima prestazione, poi normale, se sono Pergolettese, è normale che poi il pallino del gioco lo abbia avuto l'Inter, è normale, comunque Correa segna, poi si mangia un gol subito dopo, poi il raddoppio viene siglato da Bastoni di testa, sempre un colpo di testa, il terzo gol da Çalhanoğlu, una bellissima azione, un tiro da fuori, il classico gol di Çalhanoğlu, simili, anzi quasi uguale, identico al gol che ha fatto l'anno scorso contro il Barça a San Siro, dove ha fatto esplodere 80.000 tifosi. E poi il 4-0 siglato da Denzel Dumfries Airlines. Denzel Airlines di testa su una bellissima palla di Robin Gosens, da quinto a quinto. Poi, secondo tempo, l'Inter che scende in campo con Radu, poi subentra Di Gennaro, difesa Acerbi, Darmian, Di Marco. Io se me la ricordo tutta, veramente mi dovete fare un monumento, cazzo. Quindi difesa Acerbi, Darmian, Di Marco sulla sinistra, sul braccetto di sinistra. I due esterni a destra, Cuadrado, poi
esce al 50° per Lazaro. A sinistra, a sinistra chi c'era? Ah no, a sinistra c'era Mkhitaryan, sì, perché era un pochino più accentrato, e i tre centrali erano Frattesi, Stankovic, Alex Stankovic, altro figlio del drago, fratello di Filip, e chi è che mi sono dimenticato? Aslani, esatto, Aslani. Davanti Lautaro Esposito. Secondo tempo si chiude la partita sul 10-0, quindi altri 6 gol. Subito, vabbè, due rigori di Lautaro, un altro gol di Lautaro. Lautaro ha fatto poker, quindi insomma, uno di piede, uno sorprendendo la difesa. Comunque, anche lì un po' di cappelle della difesa della Pergolettese, ma ci stanno, alla fine ci stanno le cappelle della Pergolettese. Poi il gol di Mkhitaryan, comunque un Inter convincente. Iniziamo al meglio questo precampionato aspettando la tournée. A proposito di tournée, bisogna stringere i tempi, secondo me. Quindi anche alla dirigenza un messaggio va mandato, no? Perché in questo momento non abbiamo portieri. In questo momento io lo dico poi, perché poi magari risulterò sempre aziendalista di qua, invece lo dico anche quando ci sono le cose da dire, vanno dette. Secondo me un portiere serve come l'oro in questo momento, ma serve soprattutto Sommer, perché se l'anno prossimo Sommer farà il primo, ci vuole almeno il primo o almeno il secondo, perché magari fai che sarà Trubin il primo, Trubin a 15 milioni te lo riesci a portare a casa comunque, però ci vuole almeno il secondo portiere per la tournée in Giappone, perché non puoi fare una tournée con, ripeto, va bene il terzo, va bene Di Gennaro, però Stankovic, Radu, che poi comunque andranno tutti a giocare, Brazao non rimarranno all'Inter, quindi nel senso, la tournée, il precampionato va fatto con il portiere titolare, se non titolare, il secondo. Quindi, insomma, secondo me bisogna stringere i tempi. Già c'erano stati problemi con il visto per Cuadrado per partire in Giappone, ma alla fine partirà perché hanno risolto la situazione in pochissimo tempo. Quindi figuriamoci per Sommer. Vabbè che lui comunque fa parte della comunità europea in quanto svizzero, sicuramente, però secondo me Sommer deve partire per la tournée, anche perché se ieri, l'altro ieri, viene ufficializzato l'acquisto di Onana allo United, almeno il giorno dopo mi devi ufficializzare Sommer all'Inter, perché poi il mercato si fa anche sui messaggi mediatici, e questo era un messaggio mediatico da mandare, secondo me. Comunque, ripeto, fiducia, fiducia, però secondo me bisogna anche stringere i tempi per Sommer, anche perché comunque siamo vicinissimi ma non abbiamo ancora l'accordo, perché si sta ancora valutando se pagare la clausola, se non pagarla. Poi girano voci che il Bayer stia aspettando un portiere da prendere per poi far andare via Sommer, quindi la situazione mi sa che va anche per le lunghe, e è una cosa che sinceramente sto sudando come un pazzo, si può vedere tranquillamente anche dal collo, però veramente ragazzi, secondo me Sommer è da prendere prima della tournée. Poi oggi la Gazzetta intitola che l'infame Mister L, che io chiamerò Mister L, si vuole far perdonare. Io la notizia neanche l'ho letta, non ho letto neanche l'articolo, perché a me degli infami non me ne frega niente. Gli infami hanno scelto altre direzioni, hanno scelto altre carriere e possono farsene tranquillamente, a me non interessa per niente. Quindi Zanga ha fatto muro, ma penso che chiunque farebbe muro a un infame del genere. Non lo voglio neanche nominare. Invece parliamo del nostro capitano che ieri ha fatto poker, che è sempre più al centro del progetto. Tra l'altro, i due o tre rigori che ha calciato non ne ha neanche dato uno Esposito. Quindi questo vi fa già capire la voglia di spaccare il mondo quest'anno e di vincere insieme. Sto parlando del Toro, che ci sono state delle voci, dicerie di 200, poi anche lì se è vero non lo so, però se le ha rifiutate evidentemente potrebbe essere dall'Arabia. Sono arrivati 240 milioni per 4 anni, quindi 60 milioni all'anno più o meno, per Lautaro. Ovviamente il Toro ha rifiutato, perché è normale, nel senso, poi
chi avrebbe mai pensato che veramente Lautaro potesse andare in Arabia quando quest'anno è eletto capitano dell'Inter? Cioè, solo un pazzo potrebbe farlo. Il Toro è più che capitano, ormai si sente milanese, si sente interista, visto che poi con Agustin hanno aperto Coraje, il ristorante argentino a Milano. Ormai sono lui, Agustina, la moglie che aspetta un altro figlio, Teo Martinez, dopo la nascita di Nina, altra figlia. Quindi ormai stanno bene a Milano, Lautaro sta benissimo a Milano, il nostro capitano. E perché non celebrare con questo suo rifiuto ai 240 milioni dall'Arabia con un grandissimo coro della Curva Nord, fatto uscire su Instagram, sul profilo della Nord ieri, il coro che riprende, no? Quel coro iconico per Adriano che è stato riportato per il nostro capitano, infatti il coro. Che confusione sarà perché tifiamo un giocatore che tira bombe a mano, siamo tutti in piedi, è il nostro capitano, batti le mani che in campo c'è Lautaro, la 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 la
perché sono qui, poi insomma sono qua in Liguria, a Sestri Levante, come potete benissimo vedere anche dalle mie storie, comunque da Instagram, quindi non raramente fino a metà agosto non penso di tornare a Milano, ma per la Fiorentina il 1º settembre ci sarò senz'altro in curva, quindi per chi volesse incontrarmi assolutamente, poi visto che poi noi in curva siamo già belli, no? Come dire, già le facce note ci sono, quindi nel senso se volete poi scambiare qualche chiacchiera sapete che sono sempre disponibile e tra l'altro vedremo l'ora, io poi non vedo l'ora di vedere l'Inter iniziare il campionato perché sono veramente, poi sapete benissimo che non è, preferisco di gran lunga il calcio giocato che il calcio mercato, ste voci del cazzo qua, recessioni, vendita, poi è bello il calcio mercato sicuramente perché poi si parla di Inter, l'Inter è l'Inter, cioè l'Inter è la nostra ragione di vita, quindi ci mancherebbe altro, però il calcio giocato è di un altro livello, quindi non vedo l'ora che inizi questo benedetto campionato, oggi siamo il 22 di luglio, manca quasi un mese, anzi meno di un mese all'inizio del campionato finalmente. Detto questo ragazzi, volevo anche precisare una cosa per i tristoni, allora io sento sempre in giro tristoni che parlano di qua, dicono ah no, però è l'Inter di qui. Abbiamo ceduto, che poi non è vero perché nessuno ha ceduto, perché abbiamo venduto pezzi importanti della rosa, però alla fine l'Inter non ha venduto nessuno, nel senso a parte Onana, gli altri, chi non ha rinnovato, chi è andato in scadenza, però l'Inter a parte Onana non è che ha venduto qualcuno. E poi io ripeto sempre, cioè in questo momento, quest'anno, l'Inter è una rosa da ringiovanire e da rifondare. Ed è quello che Marotta e Ausilio stanno facendo. Quindi è inutile che provate a rompere i coglioni, ah, ma te difendi sempre la proprietà di qua e di là. Allora, parliamoci chiaro. Chi abbiamo lasciato quest'anno? Handanovic, 2 anni che l'avete insultato come non so cosa, quindi non è che vi dispiace. Handanovic, grandissimo capitano, ci mancherebbe altro, ci ha fatto. È stato con noi nelle gioie e nei dolori, ci manca, però comunque 38 anni voglio dire, è andato via, ok. Cordaz, e va bene. D'Ambrosio, che io sapete benissimo, avrei rinnovato un altro anno, secondo me, perché piuttosto così, ma almeno avevi già un posto coperto dietro, non dovevi neanche andare a spendere niente sul mercato, non dovevi neanche andare a prendere 1-0 e ti prendevi D'Ambrosio. Poi, così magari avresti anche rifiutato anche l'acquisto di quel merda di Cuadrado, però vabbè. Quindi D'Ambrosio, Brozovic, che se n'è voluto andare lui, volevo specificare questo. Dzeko, non rinnovato, io l'avrei rinnovato un altro anno sicuramente, però 5 milioni sono tanti, c'è anche da dirlo. E poi di chi mi sono dimenticato? Skriniar. Scelta sua, poi ripeto. Sappiamo come andava a finire tutto qua, però Skriniar scelta sua. E Lukaku. Quindi alla fine, vabbè, a parte, vabbè, chi hai perso? Skriniar e Brozovic non fanno testo perché l'anno scorso abbiamo giocato quasi tutte le partite senza Skriniar e senza Brozovic.
Le migliori prestazioni che ha fatto l'Inter le ha fatte senza Skriniar e senza Brozovic, vorrei ripeterlo perché poi non si sa poi, quindi le migliori prestazioni le abbiamo fatte senza uno e senza l'altro. E poi, quindi ripeto, si parla di una rifondazione. Brozovic via, Frattesi 21 anni, 23 contro i 30, 31 dell'altro. Cioè, prendiamo come esempio il Napoli. Il Napoli, cioè allora, non avremo magari le figure fisse come Skriniar, Brozovic, va bene, ok, non avremo più le nostre sicurezze. Però mi pare che l'Inter, anche senza sicurezze l'anno scorso, ha vinto le partite più importanti senza le sicurezze in campo, arrivando in finale di Champions, giocandola senza le sicurezze, tolto Brozovic che ha giocato, ok, però. Quindi ripeto, cioè, non vedo nessuna grandissima perdita, secondo me. E poi, ripeto, prendiamo sempre come esempio il Napoli. Il Napoli l'anno scorso, una squadra che nessuno gli dava 3 centesimi, dato via Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, altri che mi sto dimenticando. Comunque, cioè, il Napoli l'anno scorso ha fatto man bassa di tutti. Eppure, ha ringiovanito, ha preso Kvaratskhelia, ha toppato lì, ha fatto diventare Lobotka il nuovo mediano del mondo, ha preso Kim e comunque si è aggiustata la squadra con meno soldi e ha vinto lo scudetto dominando in Italia. Quindi, cioè, non vedo nessuno. Io, cioè, prendiamo come esempio il Napoli. Il Napoli aveva perso tutte le sicurezze, un po' come l'Inter quest'anno. Eppure, anche se il Napoli ne ha perse di più dell'Inter, eppure abbiamo visto i risultati. Quindi, detto questo, ragazzi, un bacione a tutti, sempre forza Inter, ma sempre un bacione a tutti, ragazzi, like. Iscrizione al canale e a Instagram. Ciao ragazzi.